Amici Ascoltore, ben ritrovati, come state? Ciao. Oggi un video diverso dal solito, come vedete. Sì. È San Valentino, il giorno che stiamo registrando questo video, quindi volevamo passarlo insieme in tutti i Insieme. momenti, a parte quando oggi ho fatto il lungo, ovviamente, ho dovuto farlo da solo. Sì. E oggi vogliamo parlare di un argomento per noi veramente importante ed è per questo motivo che c'è anche qua Claudia, perché vogliamo parlare del come abbiamo iniziato noi a correre, modi totalmente diversi, e le varie motivazioni che ci hanno spinto a iniziare a fare questo bellissimo sport in maniera da aiutare chi è là fuori, sta cercando le motivazioni, magari proprio gli inizi. Insomma, vi vogliamo dare qualche dritta, un po' raccontando le nostre storie che sono molto diverse sotto questo aspetto e anche dandovi qualche dritta sul come trovare la vostra motivazione, perché secondo noi questo è molto importante. Inizio a parlare della mia storia. Ogni tanto mi chiedete come ho iniziato a correre io. Io ho avuto una storia totalmente diversa rispetto a quella di Claudia, perché non ho iniziato a correre per me o perché avevo bisogno di, non so, stare meglio con me stesso, perché io sono sempre stato molto sportivo, ho fatto tantissimi sport in tutta la mia carriera, dallo sci al calcio, tennis, equitazione, insomma, ne ho fatte veramente di tutti i colori, sono stato molto fortunato, devo dire. La corsa è arrivata però molto in là negli anni. Avevo corso anche da piccolino, insomma, solite cose che si fanno a scuola, campestre, eccetera, però non mi sono mai innamorato di quello sport in quel periodo della mia vita. Ho iniziato a correre a 22 anni, non so se tu lo sai questo. Un ciao. 22 anni, quindi per chi inizia a correre presto e magari vuole fare appunto di questo sport qualcosa di importante, di solito si inizia un po' prima. 22 già è un po' tardi. E ho iniziato a correre semplicemente perché prima giocavo a calcio, adesso non vi racconto tutta la storia del perché e per come, però insomma ho litigato con i dirigenti della squadra di calcio in cui ero e diciamo un po' per ripicca, un po' per insomma perché non volevo sottostare a delle cose che i dirigenti volevano che io facessi, mi sono praticamente fermato per un anno e ho lasciato il calcio per la corsa. Mi ricordo benissimo che quel giorno, uno di quei giorni che ero incavolato nero con la dirigenza di questa squadra di calcio, vidi una locandina della Maratona di Milano e dentro di me non so che diavolo è successo, c'è stato un... è scattato qualcosa e mi sono detto, caspita, io devo fare la Maratona di Milano, la voglio finire. E la Maratona di Milano in realtà dal momento in cui vedi quella locandina, forse ci sono stati 3 mesi, ma neanche. E mi ricordo, sono andato su internet, mi sono subito iscritto senza avere la minima idea di cosa stesse facendo, perché non avevo mai corso in vita mia una maratona, ma neanche una mezza, neanche una 10 km. E da lì è iniziata un po' tutta la mia storia con la corsa. Ovviamente questa maratona è andata malissimo perché mi sono ritirato al 36° km, perché praticamente la Croce Rossa mi ha tirato via dal percorso perché ero in una situazione allucinante, avevo crampi ovunque, anche sul naso, e da lì è scattata quella cosa di non aver finito una gara, qualcosa che per me era un obiettivo, alla missione della mia vita, perché poi da quel giorno la corsa per me è diventata parte fondamentale della mia vita. Quindi pensate, la reason why, noi diciamo in inglese, no? La motivazione che ci spinge a fare determinate cose. Quel fallimento è stata la chiave di volta per trasformarmi in un vero e proprio runner, perché da lì, proprio dalla batosta che ho preso al non finire la maratona, qualcosa che stavo sognando, eccetera, ho deciso di cercare su internet una squadra di atletica, e questo è il primo consiglio che vi do dopo che avete trovato la vostra reason why, ovvero la vostra forte motivazione. Cercatevi qualcuno attorno che vi possa aiutare a portare avanti questa passione, perché è una passione estremamente faticosa sia a livello mentale sia per le persone che ci stanno attorno, perché il runner è una specie a sé, come mi piace dire a me. E comunque da lì io sono andato su internet, mi sono cercato questa squadra di Como di atletica a Como, perché abitavo a Como all'epoca, e trovai questa squadra che si chiamava all'epoca Libertas Como, non penso che esista più, e sono andato al campo CONI. Una volta che avevo l'indirizzo e tutto, mi hanno detto: sì, vieni al campo CONI il martedì o il giovedì. E lì al campo ho trovato persone che mi hanno introdotto a questo bellissimo mondo. E pensate, da lì poi è iniziato tutto.
tutta la storia. La mia motivazione quindi appunto era in questo caso un po' la vendetta verso la squadra di calcio e poi il fallimento del non finire la maratona, non so, qualcosa è scattato, mi è piaciuto tantissimo quel che poi è assurdo perché penso di aver passato un sacco di chilometri a soffrire come un cane, perché ripeto, 36esimo chilometro, mai allenato, sì, facevo calcio, ma l'allenamento del calcio è totalmente diverso, però è scattato qualcosa che mi ha spinto poi a diventare, a migliorare, il mio obiettivo è sempre stato, devo finire, prima della fine della mia carriera devo correre una maratona, poi ovviamente è successo tutt'altro, però adesso non vi sto qua ad annoiare con tutta la mia storia. Il non finire quella maratona e poi era la prima motivazione, ok, non posso fallire, devo farcela. Poi in realtà io ho iniziato a fare mezzo fondo, cioè correvo gli 800 e 1500 e l'ho fatto per tanto tempo, per 5-6 anni mi sono dedicato solo a mezzo fondo, non ho mai corso oltre 5 km, correvo solo in pista, però avevo nel retro del cervello l'obiettivo maratona là. E ce l'ho sempre avuto, anche quando facevo 1500, gli 800, che poi tra l'altro io avevo anche dei buoni tempi, ho corso sotto i 2 minuti negli 800, sono stato campione regionale, campione provinciale, ho fatto dei campionati nazionali, per essere un 22enne che ha iniziato a correre da zero e non avevo corso prima, insomma erano dei tempi molto buoni, però quella motivazione c'è sempre stata ed è una motivazione forte che tuttora continua ad esserci. Adesso non è più ovviamente correre la mia prima maratona perché ormai ne ho corse tante, ma ci sono sempre delle motivazioni più forti, fare il personale, migliorarmi, adesso l'ultramaratona, poi correre in 2 ore 35 la maratona, ogni volta ho delle motivazioni fortissime che mi spingono a rimanere un runner, perché secondo me senza motivazione non si può essere un buon runner, a un certo punto si molla perché correre è difficile, cioè io oggi sono andato a fare il lungo e sinceramente stamattina non avevo tanta voglia di uscire perché avevo male le gambe, ero stanco, poi ero qua con mio figlio, con mia moglie, insomma avrei passato la giornata a fare altro, no? Però se si vuole raggiungere i risultati dei sacrifici vanno fatti e poi invece ci sono dei momenti che esco con tantissima voglia, però non tutti i giorni si ha quella voglia, ma per essere un buon runner bisogna uscire anche quando non abbiamo voglia. E nel tuo caso? Perché hai iniziato a correre, Claudia? Prima lasciami warm up il mio italiano. Sì. Io sono una persona che la mia passione della vita e tutto il mio interesse della mia vita sempre è stato relazionato con attività, diciamo, intellettuale. Tutto ha cambiato quando Leonardo è nato, perché io sempre ho sempre creduto che non c'è salute mentale senza salute fisica e non c'è salute fisica senza salute mentale. Io avevo una vita facile, fisicamente e mentalmente, ma quando Leonardo è nato la mia salute fisica è stata vulnerabile, sì sì. Vulnerabile. Sì, sì. E per la prima volta nella mia vita ho sentito che bisogno di fare qualcuna cosa per la mia salute fisica, perché adesso il mio benessere non è una cosa solo per me, perché c'è un'altra persona che dipende 100% da me e io devo stare bene. La più forma fisica e mentale, ma io so come cuidar da me mentalmente, ma sì. Fisicamente non sapeva. Quindi la tua motivazione, sì, in poche parole, è il benessere fisico per me e per il mio figlio, essere la migliore mamma possibile. Come diciamo sempre noi nella nostra missione, la migliore versione di te stessa. Corretto. Che in questo caso non è per forza essere l'atleta dell'anno, ma no, semplicemente stare bene. È molto importante, per la prima volta nella mia vita ho cercato di fare l'esercizio. Pensando nel mio benessere, no, nella mia forma fisica per essere
più attrattiva. Quindi è molto bello perché sono due casi, due storie di perché corriamo totalmente diverse, sì. Però in qualche maniera si accomunano dal fatto che tutte e due le motivazioni sono delle reason why, delle motivazioni forti, sì, che ci permettono di farlo, perché per esempio Claudia non è che ama correre, anzi lo fa con sacrificio, ma perché però vuole stare bene. Sì. Questo è stato aprile, no? Ormai sì, no, sì. Neanche un aprile. Anno ancora che ha iniziato a correre. Sì. E qui arriviamo al come si inizia a correre, perché vedo su internet, beh, a parte ci sono tantissime richieste, ogni tanto mi chiede: ah, Simone, mi puoi aiutare a iniziare a correre? Iniziare a correre non è uguale per tutti, perché il Simone che ha iniziato a correre a 22 anni non inizia a correre come Claudia che ha iniziato a correre, magari anche fosse stata la stessa età, non è uguale, perché no, ma 8 anni dopo fa una differenza. Sì, fa una differenza, ma comunque a prescindere, anche se tu avessi avuto 22 anni, cominciare a correre è stato il mio personal present, regalo. Il tuo regalo di compleanno. Per il mio 30 compleanno. I'm gonna give this to myself. Ha iniziato a correre a 30 anni, però in realtà l'età non è solo l'età il fattore è che Simone era già un atleta, aveva già fatto 1000 sport, aveva già costanza, sì. C'era già competizione, perché ho fatto un sacco di gare di sci, io sono stato campione nazionale di sci, ho partecipato degli europei in giovane età, quindi ho sempre avuto lo sport dentro, quindi è ovvio che quando ho iniziato a correre non ho iniziato a fare un minuto di cammino, un minuto di corsa 3 volte alla settimana, ma ho iniziato subito a correre perché comunque il mio corpo era abituato a fare sport, sì. Ovviamente sbagliando, perché ho fatto un sacco di casini a 22 anni, ripeto, la prima cosa che ho fatto con 5 allenamenti mi sono presentato alla maratona di Milano, non ve lo consiglio, questa è una follia totale, anche se siete minimamente allenati come lo ero io, e infatti ne sono uscito disfatto, sì. Però sono proprio due modalità diverse, quindi come iniziare a correre? La prima cosa è dovete farvi un esame, sono sovrappeso? Quanti anni ho? Per quale motivo corro? Sono già un atleta in qualche maniera, magari ho fatto sempre palestra, magari giocavo a tennis, magari sciavo, magari sono un ciclista. Ci sono un sacco di fattori da valutare. Perché mi sento capace? Perché se l'obiettivo è troppo alto, dopo 2 settimane esatto. La motivazione è morta. E quello è di nuovo la motivazione, sì. E quindi sì. L'obiettivo che ci andiamo a porre. Cioè, sì, ma anche... la tua motivazione è bellissima, è troppo forte, e se il tuo obiettivo non è realista, sì, non va bene. L'obiettivo è la prima cosa, deve essere assolutamente realista. E per quello ti ho detto, no vado a cominciare a correre lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, perché non posso, certo. Non mi vedo. Ti sei messo gli obiettivi realistici, che erano correre 3 volte alla settimana, sì. E lei per esempio ha iniziato con la mia tabella, che tra l'altro vi metto il link sotto, sì, in descrizione, su Esco a Correre, che è una tabella di 8 settimane, come correre da zero, e quella è perfetta con una persona come Claudia, dove non era una sportiva, non è mai stata un atleta, voleva correre da zero, quindi è una tabella dove ci si allena 3 volte alla settimana, si inizia camminando, poi si fa 1 minuto di cammino, 1 minuto di corsa, eccetera eccetera. Trovate il link sotto in descrizione se vi vedete un pochettino in Claudia come tipologia di futuro runner, allora quella è la tabella perfetta per voi. Se vi rivedete più nella mia situazione, magari un pochettino più giovani, magari già avete fatto sport eccetera, potete iniziare già correndo per esempio, però attenzione, come ha detto Claudio prima, è fondamentale l'obiettivo che ci si mette. L'obiettivo prima di tutto va a posto, perché senza obiettivi la motivazione prima o poi, magari soprattutto se iniziate in primavera, bellissimo, c'è il sole. Dopo arriva l'autunno, si accorciano le giornate, poi arriva l'inverno, fa freddo, ci sono 1 miliardo di motivazioni per non uscire a correre, saranno molte di più le motivazioni per cui non uscire che il contrario. Se c'è un obiettivo forte, queste motivazioni, l'obiettivo e
la motivazione, la reason why saranno sempre più forti rispetto a tutto il resto. Sì. Quindi questo è fondamentale. Anche voglio dire che quando definisci il tuo obiettivo non pensate solo in che cosa mi vedo capace di fare per correre. Perché per esempio io magari la prima volta pensavo posso fare 5 volte alla settimana, ma la mia vita con un bimbo troppo piccolo è piena di esatto. Devo lasciare few days free. Alcuni giorni liberi. Qualcuni giorni liberi per farlo possibile. Imprevisti o cose. Essere flessibile e magari questo è importante. Una cosa molto interessante è stata la modalità con cui tu hai iniziato a correre, perché sì. Lei per esempio ha seguito il programma di quello che dicevo di 8 settimane di iniziando a camminare e lei si è ritrovata a fare una 5 km, se vi ricordate ci abbiamo anche fatto il video, correndo per tutti i 5 km e lei era già pronta seguendo quella tabella dove faceva cammino, corsa ancora prima di sapere che fosse pronta. Sì. Quindi è stata una bellissima sorpresa questa. Perché il seguire un certo tipo di programma, come in questo caso, nel suo caso con un programma, nel mio per esempio avevo un allenatore che mi metteva degli obiettivi e poi mi ha buttato nella mischia, è fondamentale perché ci dà un metodo, perché nel running il metodo è fondamentale, per a volte anche sorprenderci, perché lei ha finito i 5 km, si è sorpresa che ha corso sì. Per tutti i 5 km e non pensava che fosse, che fosse stato possibile in neanche un mese, perché sì. Questo è successo in un mese. Sì. Quindi, specialmente perché io sono asmatica e tutto quello che mi fa entrare in difficoltà per respirare, e il mio cervello fa la clic, certo. Para. Certo. Stop it. Questa cosa mi fa paura perché pensavo non posso fare qualcuna cosa che mi fa sentire così perché... Mi prendo paura, certo. Sì. E lo lascio stare. Ma con questa metodologia questa cosa mai ha passato. Sì. E sei diventata bravissima perché ora corre tranquillamente senza dover camminare. Sì. Detto questo, vogliamo passare la palla a voi. Raccontateci se già siete dei runners. Come avete iniziato a correre? Siamo veramente curiosi e penso che tutti gli amici che escono a correre saranno curiosi di leggere le vostre storie. Come avete iniziato? Qual è la vostra motivazione? Anzi, la domanda è qual è la vostra motivazione ancora più importante della storia in sé? Cioè, il perché correte? Per perdere peso? Ci sono storie di persone... proprio l'altro giorno c'è un altro amico di Esco a Correre che ci ha scritto che prima era un ex obeso, fumava eccetera, è riuscito a correre una 10 km in 36 minuti, storia bellissima, poi dopo ne parleremo in un video dedicato. C'è chi ha iniziato a correre perché aveva problemi di ansietà, di psicologi, stress eccetera, c'è chi ha iniziato a correre perché è stato diagnosticato con un brutto male, insomma ci sono un sacco di bellissime reason why e vogliamo sentire le vostre storie, così possiamo aiutare altri della nostra community a iniziare a correre, a iniziare questo percorso. Ci stiamo avvicinando alla primavera, quindi sappiamo bene che la primavera è il momento in cui in tantissimi iniziano a correre, però dobbiamo aiutarli a iniziare a correre con la motivazione giusta, forte, perché sì. Altrimenti finita la primavera, finita l'estate, tutti questi runners smetteranno di correre. E quindi così speriamo di avervi motivato, se siete dei nuovi runners o state cercando delle motivazioni, spero che questo video sì. Vi possa aiutare a farlo. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ricordate, correte e fate l'amore. Ciao. Ciao.